Ti piace essere sempre all'avanguardia in fatto di tecnologia? Vuoi portare il tuo autoconsumo a livello successivo? Allora sei pronto per la soluzione di ricarica per i veicoli elettrici di SunGrow. Prima di iniziare l'installazione, leggi attentamente le istruzioni di sicurezza nel nostro manuale. Assicurati che sia installato un dispositivo per il controllo della corrente residua RCD di tipo A da 30 mA e che il rispettivo interruttore automatico sia isolato in modo sicuro prima di iniziare a installare la AC Wall Box. Assicurati inoltre che il cavo di collegamento CA e il cavo di comunicazione RS485 siano stati installati correttamente prima di installare la wall box. Tutte le viti, i perni e le piastre di montaggio che servono per l'installazione sono già inclusi nella confezione. Ti servono solo i tuoi attrezzi di montaggio. Il caricabatteria CA non deve essere esposto direttamente a fenomeni atmosferici come forte pioggia o neve. Grazie al grado di protezione IP65, il caricabatteria è resistente all'acqua e alla polvere, permettendo l'uso all'esterno. In questo video ti mostriamo l'installazione a parete. Se preferisci, è disponibile anche un'opzione per il montaggio a colonnina. Basta seguire le istruzioni per l'installazione su colonnina nel manuale utente incluso nella confezione. Usa una livella a bolla con alcol per assicurarti che la piastra posteriore sia allineata orizzontalmente e segna i fori con una penna. Usando una punta da 6 mm, pratica un foro da 45 mm nei segni nella parete e inserisci i tappi nei fori. Le viti e i tappi che servono per montare la piastra posteriore sono inclusi nella confezione. Posiziona una piastra posteriore sulla parete e serra le viti con un cacciavite per fissare la piastra posteriore. Cominciamo! Iniziamo con l'installazione della staffa sulla wall box. Per prima cosa, posiziona il caricabatterie su un fondo morbido per proteggere la superficie. Fissa le staffe di montaggio superiore e inferiore al retro del caricabatterie avvitandole con viti M4. Quindi rimuovi la piastra di copertura posteriore e con un cacciavite svita le viti M3. Inserisci il cavo CA nel caricabatterie attraverso il pressacavo CA nella parte inferiore della wall box. Taglia il cavo a misura e rimuovi l'isolamento per esporre il rame nudo. Usando una pinza crimpatrice, fissa un anello a crimpare all'estremità di ciascun cavo. Collega i terminali crimpati al relativo terminale principale e serrali con una vite M5. Fissa il coperchio posteriore con le viti di serraggio. Tenendo il caricabatteria con entrambe le mani, posizionalo in parallelo alla superficie della parete e aggancia la AC wall box all'apposito supporto con le staffe premontate. Fissa le staffe con le viti. Continuiamo con il montaggio della staffa del cavo di ricarica. La staffa del cavo di ricarica dovrebbe essere installata vicino al caricabatterie CA. Usa di nuovo la livella a bolla con alcol per posizionare correttamente la staffa del cavo di ricarica e praticare i fori. Usando una punta da 6 mm, pratica un foro da 45 mm nei segni nella parete e inserisci i perni nei fori. Serra le viti con un cacciavite e fissa la staffa del cavo di ricarica. E voilà! Hai installato la tua wall box e la staffa del cavo di ricarica. Procediamo con il collegamento per la comunicazione tra la wall box e l'inverter ibrido. Usa il pressacavo fornito per collegare il cavo di comunicazione alla wall box. Per fare questo, inserisci il cavo Ethernet attraverso il pressacavo nella parete inferiore della wall box e collegalo al caricabatterie. Serra il pressacavo sulla wall box. Usa l'altra estremità del cavo per eseguire il collegamento all'inverter ibrido. Scollega il connettore di comunicazione e inserisci il cavo RS485. Collega entrambi i fili di comunicazione RS485 alle porte di comunicazione A1 e B1 e inseriscili. Ora il caricabatterie CA e l'inverter ibrido sono pronti per comunicare. Se stai installando la AC wall box da 7 kW in abbinamento all'inverter ibrido monofase SunGrow, devi collegare le stesse porte A1 e B1 per il cavo RS485. Al termine dell'installazione, accendi l'interruttore di circuito per alimentare la AC wall box. L'indicatore LED blu sulla wall box inizia a lampeggiare lentamente, indicando lo stato standby. Gli indicatori LED hanno diversi stati, che sono spiegati nel manuale utente. Assicurati di usare l'ultima versione dell'app iSolar Cloud e che tutti i dispositivi, in particolare l'inverter ibrido e il dispositivo di comunicazione YNET-S, siano aggiornati all'ultimo firmware disponibile su iSolar Cloud. Il caricabatterie CA sarà riconosciuto automaticamente e visualizzato nella nostra piattaforma di monitoraggio. Saranno quindi visualizzate le ulteriori applicazioni, icone e opzioni del caricabatterie EV
Tieni presente che solo l'account del cliente finale dispone dell'accesso completo alla visualizzazione della ACI Wallbox per la selezione della modalità di carica e l'avvio o l'interruzione del ciclo di carica. Ora tutto è configurato e pronto per essere collegato. Inserisci il connettore di tipo 2 della Wallbox nel tuo veicolo elettrico e seleziona la modalità di carica preferita nell'app iSolar Cloud del tuo dispositivo mobile. Per avviare il processo di carica, devi premere il pulsante di avvio verde. Puoi anche avviare la tua AC Wallbox senza l'app iSolar Cloud, usando una delle schede RFID incluse. Basta tenere la scheda sul coperchio anteriore della Wallbox per avviare il ciclo di carica. Il veicolo elettrico reagisce con il click del bloccaggio del connettore di tipo 2 e fornisce all'auto stessa il feedback tramite LED. La Wallbox segnala l'inizio del ciclo di carica tramite l'indicatore LED sul coperchio anteriore, facendo lampeggiare il display blu, un secondo acceso e un secondo spento. Trovi le istruzioni su come installare l'inverter ibrido e la batteria residenziale SunGrow nei video dettagliati sulla messa in servizio disponibili nel nostro canale YouTube. La AC Wallbox SunGrow è disponibile anche come prodotto autonomo. Il processo di installazione rimane lo stesso. Solo per la messa in servizio è necessario usare l'app iEnergy Charge.